Allora, mi presento. Ho fatto un po' come fanno i ragazzi di concerto, ho fatto anche le persone che conosco, quindi alcuni mi conoscono, altri no, se no non c'è abbastanza clap dopo per farmi gli applausi. Io sono una vecchia conoscenza open source, tanto più che Alberto, che è tra l'altro uno degli organizzatori, coorganizzatori, è un mio vecchio collega dentro KDE, che è uno dei progetti che ho seguito e tuttora seguo. Nel mentre ho fondato un'azienda, infatti è assurdo che in un meetup del genere io parli di tecnologia quando in realtà di lavoro organizzi il lavoro, ma questo è una delle tante contraddizioni del sistema. E in Inspirata abbiamo lavorato su un progetto open, si chiama Starte, molto di quello che vi farò vedere sono lezioni imparate facendo uno sviluppo del genere, è una piattaforma IoT che sembra la solita cosa un po' hype, in realtà è un prodotto abbastanza interessante. E molte di quelle delle cose che vedrete qui, di quello che abbiamo imparato in questo percorso, dei motivi per cui abbiamo poi usato Kubernetes, sono parte integrante di questo talk e di quello che vedrete. Questo meetup per sviluppatori, io assumo che più o meno tutti quanti qua dentro sappiano di cosa si parla quando si parla di container. È una storia che comincia molto in là nel tempo, chiaramente. Docker è relativamente nuovo come cosa. LXC è, diciamo, l'origine dei Linux container, che si data in date molto molto remote, quando ancora molti di noi non sviluppavano neanche oppure usavano cose strane. È stato un percorso fondamentalmente che poi è arrivato a punti strani tipo Rocket, che fondamentalmente è un'alternativa a Docker che sta prendendo trazione, forse sì, forse no, non si capisce. Ma sicuramente la storia dei container è abbastanza ampia e variegata e si spande su un periodo temporale abbastanza lungo. Però diciamo così, guardando su Google Trend, che di solito è quello che fanno le persone per dire c'è un interesse oppure no, 2015 forse Docker ha iniziato veramente a entrare nella testa degli sviluppatori, o comunque nell'idea comune del fatto che si potessero utilizzare dei container per effettivamente fare qualcosa di concreto e sensato. Onestamente, io personalmente, quando sono usciti i container, non sono stato particolarmente, diciamo, affascinato dalla cosa, un po' per il fatto che la tecnologia non era affatto niente di nuovo, nel senso sandboxing e tutto quanto, concetti che nel kernel Linux esistevano da parecchio tempo. E anche per il fatto che il container di per sé non risolveva, a mio avviso, quasi nulla nel punto di applicazione complessa. I container sono una cosa che io e altri abbiamo utilizzato moltissimo per le parti di continuous integration, in cui secondo me tutt'oggi sono una soluzione favolosa. Permettono di creare un ambiente, diciamo, pulito, in cui effettuare i propri test, sono deterministici e sono ottimi per questo scopo. Ma quando poi venivano messi alla prova di un particolare applicativo complesso o altro, mostravano tutti i limiti del fatto che chiaramente non c'era nulla per supportare una cosa del genere. I container erano pensati per quelle cose chiamate microservizi, diciamo isolare, non tanto orchestrare o simili. Infatti più o meno quello che fa Kubernetes è esattamente questo, ovvero mettere in mezzo quel gap tra orchestrazione e determinismo e i container standalone, che hanno sicuramente un loro senso, ma non sono certamente la soluzione al problema. Che cos'è Kubernetes? Per chi non lo sapesse, anche se dubito fortemente che qualcuno qua non lo sappia, è un cluster per orchestrare container block. Questa è la definizione più semplicistica. Diciamo, la currency minimale è un pod. Un pod che cos'è? Un pod è fondamentalmente un'istanza di un container che è di definizione transiente. Quindi un pod è un qualcosa che ha un life cycle non necessariamente ampio, non necessariamente corto. Sappiamo soltanto che un pod può morire da un momento all'altro. Di conseguenza il pod è proprio la currency minima che Kubernetes mette in campo. E chiaramente, come vedremo in questo talk, Kubernetes in realtà è un po' qualcosa di più, ma andiamo per gradi. Perché Kubernetes e non altri? Perché, diciamo, negli ultimi 3-4 anni Kubernetes ha, detta un po' di tutti, vinto la guerra tra gli orchestrator. Docker Swarm, Marathon, altri minori, però diciamo tutti quanti hanno finito per convergere su Kubernetes per dei motivi molto validi, anche e non ultimo il fatto che Google ci lavora da 15 anni e ce l'ha in produzione da 10, di buona conseguenza è abbastanza ben testata. Chiaramente è una piattaforma che permette di usare i container senza che questi siano un fastidio e soprattutto rende molto semplice e anche, diciamo, creativo un processo che prima era molto noioso, che era quello di mettere in campo container, utilizzare System View Supervisor o qualche altro sistema strano per tirarli su, usare Docker, una versione particolare per fare cose, insomma, ha risolto una serie di problemi che nel mondo container esistevano fino a prima. Però passiamo alla ciccia. Oggi cos'è un'applicazione Kubernetes? Anzitutto, per quanto mi riguarda, il tooling è morto, nel senso che fino a qualche anno fa, mese fa, può essere, un sacco di framework da Java Spring, Elixir, tutti stessa, più o meno chiunque aveva il suo modo per creare container Docker, ti scaricavi il tuo
il tuo sistemino, la tua libreria che compilava tutto. Era un po', diciamo, un fastidio, perché chiaramente fra una cosa e l'altra dovevi andare a metterti una particolare parte di libreria o tooling dentro la tua applicazione. Oggi questa cosa è stata risolta paradossalmente da Docker stesso tramite una cosa fantastica chiamata multi-stage build, che è una cosa abbastanza recente, se non erro c'è dentro che è un annetto, una cosa del genere, e permette fondamentalmente in un singolo Docker file di andare a istanziare più di un container. Perché questa cosa è utile? Perché tendenzialmente si può isolare il fastidioso processo di build, utilizzando quindi Docker come continuous deployment, proprio Docker standalone. Questo che vedete è la prima parte del Dockerfile di un servizio di start che si utilizza Elixir, e fondamentalmente qua che cosa facciamo? Prendiamo l'immagine di base di Elixir, installiamo i componenti aggiuntivi che servono, compiliamo il sistema, buttiamo dentro il necessario per fare tutto e facciamo una release. Non ci interessa nulla della dipendenza, dimensioni, immagini, nient'altro. Facciamo quello che dobbiamo fare. Dopodiché, sempre nello stesso file, andiamo a istanziare quella che è la nostra immagine di base, in questo caso una Debian Slim, Stretch, installiamo le dipendenze runtime che ci servono, che sono queste, in realtà questo è un copy-paste mandato, ma sempre di SSL, e copiamo dal builder la release. Vedete, questo è un sistema totalmente agnostico perché il processo di build è definito nello stesso Dockerfile. Questo vuol dire che non bisogna più andare a pescare qualcosa di strano di creare Dockerfile o similari, ma soprattutto leva tutta la complessità della continuous integration e continuous deployment dal vostro progetto e la butta dentro Docker, che è abbastanza comodo. E soprattutto non c'è più questo fastidiosissimo archibugio di dover stare attenti a mettere dei layer nelle immagini Docker, che poi ti portavi dietro nei registri, trovi questa immagine gigante, che era una delle cose che rendevi Dockerfile molto fastidiosi, anche quelli autogenerati. E soprattutto non c'è, a mio avviso, neanche più bisogno di Alpine, in quanto Musl e libc hanno dei comportamenti un po' diversi, specie se vai a utilizzare qualcosa di particolarmente vicino al sistema di base. Quindi questo secondo me risolve già un grosso problema di tooling che c'era anche prima. Quando poi bisogna andare a mettere, diciamo, quello che fanno tutti i ragazzini oggi, ovvero le applicazioni dentro Kubernetes, tendenzialmente abbiamo degli sistemi abbastanza comodi, che sono i deployment, che oggi sono arrivati alla versione stabile nel 1.10, che sono, diciamo, l'unità di base per i deployment deterministici dentro Kubernetes. Che cos'è un deployment? Un deployment è l'unità di misura minima per un deployment, per l'appunto, di un applicativo stateless in maniera deterministica, riproducibile, replicata eventualmente e soprattutto che si autocuri nel caso in cui il pod crashi. Ha un sistema di repliche, permette di matchare label con nome e altro e permette chiaramente di matchare una serie di container che tipicamente sono soltanto uno. Chiaramente se ne possono mettere diversi, ci sono dei casi in cui questa cosa ha senso, dei casi in cui questa cosa ne ha meno. Diciamo il tipico deployment Kubernetes ha un singolo container e questo va a spawnare fondamentalmente un pod, in quanto in questo caso abbiamo esplicitamente richiesto una replica. E se questo pod dovesse crashare per qualunque motivo, può essere che qualcuno l'ha distrutto, qualcuno l'ha richiesto la deletion, l'applicazione è crashata manualmente, fa in modo che lo stato che noi abbiamo definito da questo deployment, quindi di avere una replica di questo container, sia sempre rispettato. Tutto molto semplice come le applicazioni stateless, che sono decisamente facili. Le applicazioni stateful sono un pochino più complesse, nel senso che quando andiamo a parlare di applicazioni stateful tendenzialmente parliamo di un qualcosa che è abbastanza complicato, in quanto bisogna mantenere degli stati, persistenza sui dischi, dobbiamo tenere qualcosa tipo assicurarci che se c'è un cluster all'applicazione replicata dobbiamo assicurarci che i nodi siano coerenti, non ci siano brain split, non ci siano cose che cadono, non ci siano cose che iniziano a sputtanarsi perché tu vedi là, tu vedi qua, potremmo vedere che ci sono dei nodi che cadono e quindi quando un nodo cade dobbiamo assicurarci che la persistenza funzioni. Non è così semplice tendenzialmente. Ma Kubernetes ha una soluzione per questo. E adesso vediamo come funziona. E questo, diciamo, è qualcosa su cui Kubernetes si è evoluto molto rapidamente nell'ultimo anno e mezzo. Vediamo anzitutto qual è il funzionamento di Kubernetes sotto la cintura. Abbiamo parlato di deployment. I deployment generano un'ulteriore unità di più basso livello che si chiama replica set. Questi replica set sono letteralmente dei sistemi che vanno a controllare un numero di repliche di particolari pod. Le famose repliche che chiedevamo vanno a tradursi in una particolare configurazione di un replica set che è abilitato o meno una volta che il deployment è attivato. Chiaramente questi pod vengono poi mappati su dei nodi fisici. Kubernetes astrae questo dettaglio in quanto il nodo fisico non è qualcosa che lo sviluppatore vede veramente, ma chiaramente per il nostro interesse questa cosa è utile. Specialmente Kubernetes utilizza anche dei meccanismi chiamati node affinity,
che sono molto comodi per dire a Kubernetes che alcune cose non vanno schedulate su certi nodi o addirittura che certi pod non vanno schedulati assieme sugli stessi nodi. Questo risulta molto utile, specialmente quando si vanno a creare dei cluster ad alta affidabilità. Dopodiché c'è tutta la parte di rete, chiaramente, perché voi dite ok, ho un cluster su diversi nodi, a questo punto ho un problema di routing, perché se devo far parlare il pod A, il pod B, il pod C e mettere tutto quanto dentro un servizio, a questo punto è tutto un po' un casino. Kubernetes sotto la cintura ci offre un layer 4, che fondamentalmente, o layer 3, dipende anche da cosa installi, che fondamentalmente ci offre una serie di facility abbastanza interessanti, in particolare abbiamo una subnet abbastanza ampia in cui vengono distribuiti i pod. Questa subnet notoriamente viene allocata a livello Kubernetes e poi a livello di nodo. Quindi ogni nodo ha una sua subnet dedicata, su cui poi vengono messe delle ulteriori interfacce di rete virtuali e su cui poi vengono allocati i IP per i pod. Quindi che cosa succede quando noi attiviamo un deployment o comunque un pod viene schedulato su Kubernetes? Anzitutto Kubernetes sceglie un nodo. Questo nodo viene scelto in base a una politica che può essere un round robin, piuttosto che un affinity, piuttosto che altri criteri, piuttosto che il fatto che il vostro pod richiede delle risorse che sono disponibili solo su alcuni nodi. Potrebbe essere una scheda grafica nel caso più complesso, ma banalmente anche un'intera CPU che potrebbe essere disponibile solo su alcuni nodi e su altri no. Prende sempre un IP, quindi quando io vado a istanziare un pod, questo pod prende sempre un IP internamente alla VNet di Kubernetes e espone le porte che diciamo di esporre esattamente come un container Docker su quel particolare IP. E chiaramente dobbiamo ricordarci quello del primo assunto, ovvero che i pod sono al 100% spendibili e volatili. Di buona conseguenza non c'è nessuna garanzia che all'IP X io trovi il mio pod. Vediamo perché. Kubernetes, una volta che si va a fare tutto questo, espone un servizio tramite un servizio, con molta fantasia. Un servizio è un'unità che matcha una serie di pod, che possono essere da 1 a n, tendenzialmente, e ogni pod ha un IP. Questo IP come è composto, solitamente? Subnet, nodo, numero di pod, che è tendenzialmente un numero naturale. Supponiamo che uno dei nostri pod muoia. È crashato, qualcuno ha richiesto una deletion, è successo qualcosa ma quel pod è morto. Però il nostro replica set richiede 3 pod che siano vivi. Kubernetes fa la cosa giusta e alloca un altro pod. Cosa succede però? Questo pod viene allocato secondo una strategia, ancora una volta non deterministica. L'IP che prende questo pod non è necessariamente lo stesso, addirittura il nodo su cui viene schedulato questo pod non è necessariamente lo stesso, a meno che noi non abbiamo fatto certe particolari assunzioni. Kubernetes in questo caso cerca il più possibile di mantenere lo stato del cluster. Se voi chiedete una cosa, la otterrete. Lo stato è sempre composto dai pod, ma non potete avere delle pretese su quello che sarà il pod stesso o su quelle che saranno alcune proprietà del pod, per la natura stessa del sistema. Di buona conseguenza, l'unità di base è questa. Non si può mai essere sicuri che un pod è sempre lo stesso. Allora, la domanda che potreste chiedervi a questo punto è: se io avessi un'applicazione stateful replicata su n nodi, come faccio a far comunicare questi nodi? Come faccio a tenere la consistenza di un cluster? Come faccio a dire al mio applicativo che c'è in ballo qualcosa per cui il mio stato matcha un qualcosa che muore ma riparte da un'altra parte, ha delle proprietà differenti e non sappiamo veramente come sarà? Facciamo un esempio abbastanza concreto. Nel caso in cui un servizio muoia e comunica sulla base di un IP, come succede in molti applicativi, più o meno tutti gli applicativi Erlang, piuttosto che tutti quanti i servizi di clustering che si basano su un sistema di discovery non esattamente evoluto, se un servizio muore, si alza un altro servizio. Ma a questo punto l'ID di questo servizio è diverso da questo. Scusate, l'ID del pod e quindi dell'istanza è diverso da questo. Questo vuol dire che il nostro cluster deve essere abbastanza intelligente, e potrebbe non esserlo per n motivi più che validi, da capire che un pod con un ID differente è lo stesso pod che è morto prima. Prendiamo un servizio abbastanza comune, RabbitMQ, che funziona esattamente come abbiamo detto. RabbitMQ identifica i suoi nodi in che modo? Con un hostname, che supponiamo essere RabbitMQ, e un indirizzo. Un indirizzo IP che più delle volte è sempre un IP, ma può essere anche un DNS, come vedremo dopo. Se noi avessimo un cluster RabbitMQ in questo modo, possiamo distribuire una replica 3x su Kubernetes e dire ok, Kubernetes, mettimi in piedi un cluster da 3 nodi di RabbitMQ e comincia a lavorare. RabbitMQ ha un favoloso plugin di autodiscovery Kubernetes che funziona da Dio, e mettere in piedi un cluster in questo modo è veramente semplice. Però supponiamo che un nodo muoia. Potrebbe essere morto il nostro
il nostro nodo sottostante. Se abbiamo richiesto una replica, alzeremo un altro pod. Questo pod, esattamente come nello stato di prima, ha un ID differente. Come reagisce la MeetIQ? Più o meno così, perché tendenzialmente non sa cosa sta succedendo. Voi avete messo in piedi una replica 3, poi un nodo è morto, dopodiché è nato un altro nodo che è un ID differente. Ora RabbitMQ pensa che ci siano 4 nodi, di cui uno morto e un altro nuovo, che però ha la persistenza del nodo precedente, e quindi è più o meno in questo stato qua, almeno questo è come mi immagino che sia RabbitMQ. Comunque, Rabbit è effettivamente molto confuso. Se hai configurato il tuo cluster in modalità eviction, quindi ok, il nodo è morto, quadrato, è un problema, perché se avevi dei dati, tipo delle persistenze sulle code o altre cose dichiarate che l'applicativo non è in grado di ricreare, perse, per sempre, veramente. Se non l'avete fatto, che è un'ottima idea, Rabbit sta aspettando un nodo, ma questo nodo non tornerà mai, perché quel particolare ID del nodo non esisterà più, veramente. Non c'è nessuna garanzia che quelli ti torni, nessuna. Ma soprattutto è convinto che un altro nodo ha fatto join del cluster e non puoi fare migrazione. Lo dico perché succede. Viene riconosciuto da Rabbit e gli viene detto: ah ok, tu evidentemente eri in un altro cluster, quindi ti distruggo la persistenza nel dubbio e rientri con un nuovo nodo. Hai perso ancora dati. Non esattamente ottimo. Specialmente se avete una coda su questo nodo qua, perché Rabbit all'opera code sui singoli nodi, avete un denial di servizio perché quella coda non funziona più e avete perso tutta la persistenza della coda. I vostri utenti non saranno molto contenti. Però, nel senso, cerchiamo di risolvere questa cosa. Non possiamo dare un ID, ma possiamo farci furbi e utilizzare DNS. Perché Kubernetes lavora in questo modo. Quando voi create un cluster Kubernetes, se abbiamo un servizio che si chiama KubeDNS, che eroga un servizio di DNS su tutto il cluster, che identifica una serie di componenti, dall'API server stesso ai singoli pod, e che è deterministico da questo punto di vista. O meglio, può essere, ora vedremo come. Chiaramente, i DNS, se sono deterministici, sono ottimi per noi per identificare un nodo in maniera univoca. E soprattutto, in questo caso, noi vogliamo che Kubernetes faccia self-heal del fatto che un nodo Rabbit muoia, non vogliamo che ci distrugga il cluster. Quindi, cosa dobbiamo fare? Allora, DNS, prima di tutto. Dobbiamo assicurarci però che questo DNS sia deterministico, se no tornerà da poche parti. E poi assicurarci che Kubernetes ci rialzi il cluster nel modo giusto. C'è dell'altro, ma chiaramente questo è per evitare che le vostre applicazioni muoiano. Qual è la soluzione che Kubernetes dalla versione 1.5 ha approntato con una qualità più che discreta? Stateful Sets. Per chi utilizza Kubernetes da tanto tempo, magari l'ha visto tempo fa e poi si è perso, questi sono i nuovi preset, che erano stati introdotti, mi pare, nella 1.1, che vi ricordi. Comunque, è un'evoluzione di questo sistema che ora è particolarmente stabile e sta alla base di tutto quanto quello che ha uno stato e sta dentro Kubernetes. Stateful Sets ci danno una serie di feature molto interessanti e terribilmente critiche per quello che stiamo facendo. Prima di tutto, storage persistente. Una domanda che dove sareste dovuti porre è: ok, ma quei dati dove stavano? Tendenzialmente quando si alza un deploy su Kubernetes e quindi il pod viene erogato, i volumi si alza un volume d'opera, esattamente come in tutti gli altri sistemi, quindi niente di diverso dal solito. Chiaramente però questo volume dove risiede? Se io parlo di un cluster distribuito, quindi il mio storage è sui nodi, e io ho detto prima che i pod vengono schedulati su dei nodi a caso, come faccio a assicurarmi che il mio storage sia persistente? Kubernetes ci dà una feature molto interessante, che è quella di erogare dei volumi a partire da dei sistemi di storage distribuito. Sembra molto complicato, ma se immaginate un disco EBS di Amazon o un disco manager di Azure, è tutto molto più semplice. Quindi già oggi è così, i persistent storage sono dei veri e propri dischi fissi virtuali erogati dal cloud provider che vengono attaccati ai contenuti. Come? Nodo fa la richiesta, attaccio del disco, attaccio del contenuto. Molto semplice. È un replica set o steroid? Perché? Perché i pod hanno sempre lo stesso nome. Questa è una parte fondamentale. Quando io vado a richiedere una replica sullo stateful set, io vado sempre, ancora una volta, a chiedere un numero preciso di pod da allocare, quindi da 1 a x. La differenza tra i replica set e i pod è che, i stateful set, è che il nome del pod, nel caso dello stateful set, è deterministico. Quindi avremo il nome dello stateful set trattino numero, da 0 a x, dove x è il numero di replica, come la fantasia. Questo ci garantisce una serie di cose. Anzitutto un nome deterministico, che è esattamente quello che stavamo cercando.
perché sappiamo che se il nostro post si chiama RabbitMQ1, se muore e viene ricreato sarà ancora RabbitMQ1. Questa parte è fondamentale, perché se la combiniamo col fatto che c'è uno storage persistente attaccato a quel nodo, noi abbiamo la garanzia che il pod RabbitMQ1 abbia sempre lo stesso disco e possiamo identificarlo all'interno del sistema. Quindi questa cosa, che sembra un pezzo estetico, è fondamentale. E ovviamente sono la base del nostro determinismo. Vediamo come. Passiamo al mondo di DNS di Kubernetes. Quando eroghiamo un servizio, quindi RabbitMQ, gli diamo un nome, RabbitMQ, abbiamo un DNS interno al cluster. Se non avete un'installazione molto strana, questo è il DNS che prende. Base DNS del cluster, service che è il namespace dei servizi, default che è il namespace di Kubernetes, RabbitMQ che è il nome del servizio. Stessa cosa sotto. Però ora c'è una piccola differenza. Siccome il nostro RabbitMQ è uno stateful set, ora i pod non sono dei pod e basta, sono dei pod noti. RabbitMQ2, RabbitMQ1, RabbitMQ0. E hanno ancora un ID, che stavolta non è deterministico. Ma ci siamo fatti furbi. Cosa possiamo fare a questo punto? Possiamo andare a dire, sappiamo, perché Kubernetes ce lo garantisce, che questo pod avrà come DNS il nome del pod, punto, il nome del servizio a cui è associato. Quindi la coppia stateful set servizio ci dà questa garanzia, in cui possiamo andare a dire che sicuramente questo pod ha questo particolare nome. Nella nostra favolosa config map quindi andiamo a dire che cosa. Questo qui è una configurazione del plugin di autodiscovery di RabbitMQ. Andiamo a dire, ok, vogliamo fare autodiscovery dei nodi sicuramente, ma anzitutto vogliamo fare in modo che ci sia un hostname del nodo. Vogliamo che l'indirizzo di RabbitMQ sia un hostname e chiaramente vogliamo autocurarci e non vogliamo che il cluster muoia e una serie di altre amenità, tipo questo. Se mettete questo, forse non è divertente. Quindi questo qua, diciamo, sta dicendo a Kubernetes, fai in modo che quando eroghi il servizio RabbitMQ, il nome del servizio Rabbit, il nome del nodo Erlang Rabbit sia un hostname. E ora per il mio prossimo numero vi dimostro che tutto questo funziona. Nel senso che abbiamo qua, guarda caso, proprio un cluster Kubernetes che è questa forma qua. Mattia, non è nessun cluster di produzione nostra, volevo assicurarti su. Prima di continuare, mi sento meglio. Volevo rassicurare i presenti che nessun sistema di produzione verrà massacrato in questa maniera. Nessun gattino morirà. Nessun gattino morirà e nessun cliente ti chiamerà al telefono. Allora, scusate. Facciamo login nel dashboard. Allora, la situazione qua qual è? Questa è la nostra dashboard del nostro cluster Kubernetes su cui è installato Start, appunto. La Start si basa su RabbitMQ. Allora, nei pod vedete più o meno, perché diciamo la risoluzione qualche. Vedete, sono affidati sul fatto che questo c'è scritto RabbitMQ2, RabbitMQ1 e RabbitMQ0. E al contempo mi sono preso la briga di collegarmi con un port forward di Kubernetes alla console di RabbitMQ, che è la stessa che sta girando su quel cluster. Allora, vediamo se tutto questo è vero. Anzitutto, se notate, mi spiace che non si veda, ma potete intuirlo dalla lunghezza del nome, i nodi si chiamano esattamente come abbiamo detto noi. Simuliamo la morte. Prendiamo RabbitMQ1, che è vivo da troppo tempo, e cancelliamo il pod. Bene, quindi Kubernetes ora lo sta distruggendo, è già morto. Che cosa dobbiamo dire? Prima detto, distruggi il pod. È un'unità sacrificabile, quindi lui lo fa, non ci chiede neanche un dettaglio, non ci chiede nulla. Però Kubernetes, come detto, cerca sempre di mantenere lo stato. Allora, se ora vediamo cosa sta facendo, qui sta avviando un nuovo pod che si chiama ancora una volta RabbitMQ1, a cui sta attaccando lo storage che abbiamo detto prima, infatti è ancora in container creating perché sta facendo attach di questo disco. E sta facendo in modo di ricreare la situazione di prima. Ora RabbitMQ vede ancora il nodo crollato, ma se noi aspettiamo qualche secondo, questo nodo a un certo punto diventerà vivo. E nel momento in cui il container verrà su, questo nodo salirà. Infatti ci siamo. La parte interessante, chiaramente, è che RabbitMQ si accorge che il nodo che è morto è lo stesso nodo che sta venendo su. Eppure, il nodo è totalmente differente. È un altro container. È stato spawnato sullo stesso host, ma solo perché abbiamo messo una nodo affinity, ma non è questo il dettaglio che fa la differenza. Ma quando torna su, tutta la persistenza è mantenuta. Lo storage è uguale, cioè Kubernetes sa che questo nodo, cioè scusate, Rabbit sa che questo nodo è lo stesso, perché probabilmente è lo stesso nodo, in quanto tutta la parte di naming, la parte di storage e quindi tutto quello che serve a RabbitMQ per identificare in modo univoco un nodo è la stessa.
anche se fosse stato di produzione, era un cluster di produzione comunque. Quindi diciamo che nessuno ci ha chiamato e quindi va bene così. Bellissimo, molto bello questo stunt, vi ho fatto vedere quello che tutti quanti voi fate con le virtual machine da 20 anni, penso, perché se mettete un name server dentro un sistema di virtual machine tirate fuori questa roba, se mettete dentro un supervisor tipo system D il sistema torna su, se mettete una configurazione con Ansible fate la stessa roba, se fate tutto quello che si fa nelle guide da tot anni avete lo stesso risultato. Domanda, perché? Perché in realtà questa è la porta per una cosa un po' più avanzata. Io quando avevo messo Past, Present and Future non sapevo che nome dare a questo talk, però infatti mi piaceva questa cosa perché oggi siamo a un punto in cui Kubernetes, secondo me, è arrivato a un punto in cui è una piattaforma affidabile, in cui io non mi faccio nessun problema a deployare le peggio cose, perché mi fido di Kubernetes e perché so che funziona bene e mi dà una grossa cosa. Ma la vera domanda che uno dovrebbe porsi è, se io faccio le stesse cose su Kubernetes che posso fare con le VM, perché dovrei fare su Kubernetes? Qual è il vantaggio? Cioè, perché sto facendo tutto? Perché mi sto imparando un nuovo sistema? Perché sto usando un ulteriore layer sopra già un altro layer? Cioè, perché sto facendo tutto questo, containerizzare l'applicazione quando potrei usare la mia solita Debian per fare tutto quanto quello che facevo prima? Un annetto e mezzo fa è uscito questo post su CoreOS blog che diceva Introducing operators, putting operational knowledge into software. Questo tendenzialmente è stato un blog post che ha cambiato molte cose, perché improvvisamente CoreOS si è svegliato dicendo attenzione, ora che volete fare tutto quello che volete su Kubernetes, vi siete dimenticati di un piccolissimo dettaglio, potete orchestrare anche la vostra infrastruttura. La vera domanda che uno dovrebbe porsi quindi è, che cos'è il cloud? Massimi sistemi, cloud. Lista di risposte, taglio corto e dico che cos'è per me il cloud. Infrastruttura, servizi, intelligenza operazionale. Ovvero, non devo preoccuparmi di quello che ho sotto, non devo preoccuparmi del ferro, non mi interessa il ferro che sto usando, può essere qualunque cosa, può essere un blade, un server 5, chi se ne frega. Servizi. Servizi perché che sia una VM o che sia un database di service, voglio un servizio, me lo devo erogare. Operational intelligence, perché mi aspetto che se qualcosa vada storto, io non voglio chiamare qualcuno. Io voglio che quella roba si risolva da sola, non voglio fregarmi. Cioè il mio risultato è che se io pago Amazon, pago Microsoft, pago chi voglio, io voglio che la roba funzioni, non voglio sapere perché si rompe, voglio che funzioni. Voglio che se qualcosa vada storto il sistema si curi. Per me è questo il concetto di cloud, o quello che preferisco chiamare, perché cloud è veramente troppo noia. Servizio gestito, managed service, quello che dicono un po' tutti. Un servizio gestito, se ci pensate, è solo questo. Infrastruttura, servizio, operational intelligence, DynamoDB, servizio gestito, qualunque cosa, PubSub, stessa roba. Sono tutti servizi erogati in questo modo. Niente infrastruttura, solo servizio, intelligenza operazionale che cura quello che non vedete. E qual è lo stato di questi servizi oggi? Che sono, diciamo, lo standard di mercato, perché se voi avete fatto un'applicazione web ultimamente, dubito che nessuno di voi sia mai passato, non abbia mai avuto a che fare con qualcuno di quelli che ho appena menzionato, dei mille che ci sono, Redshift, insomma, ce ne sono talmente tanti che non ci sto dietro anch'io, onestamente, mi interessa anche poco. Però sono principalmente proprietari, perché chiaramente tutti quelli che erano questi servizi hanno ovviamente delle ottime ragioni commerciali perché siano così, perché non avrebbe senso avere qualcosa che tutti possano avere, perché vogliono chiaramente tenervi da loro, c'è un motivo per cui ci sono delle competenze specifiche su AWS piuttosto che su Azure, piuttosto che su altri provider. Questo mondo piace? Ma forse sì, forse no, alcuni sì, altri meno. Agli sviluppatori secondo me neanche tanto, perché formarsi su un qualcosa che deve essere legato al fatto che tu devi andare a cercare lavoro, devi lavorare in un particolare ambiente, è un po' fastidioso. Alle aziende figuratevi, perché l'azienda chiaramente dice ok, io me ne frego, nel senso ho un servizio che funziona e non vedo perché dovrei pormi un problema. Ma chiaramente dice ok, se io inizio a spendere, c'era un bellissimo articolo che ho scritto tempo fa che diceva che se tu spendi mezzo milione di euro l'anno su Amazon, sei tu a negoziare il prezzo con loro. Se tu spendi mezzo milione al mese su Amazon, è Amazon che negozia il prezzo con te. Ed è verissimo, perché tu quando sei in un lock-in oltre un certo livello, non puoi scappare. Cioè a quel punto è Amazon che ti impugna, non è viceversa. Non hai le risorse, non hai il modo di scappare, perché è un investimento troppo grosso su. D'altronde non ci sono molte alternative. Se usate le VM potete fare in modo che ci siano dei servizi e potete scrivervi voi l'intelligenza operazionale.
problema, siete in un ambiente virtualizzato, non potete scappare, se volete scappare avete un grosso problema. E quindi gestire l'infrastruttura diventa un pochino complesso, e quindi su tante cose non si possono prendere delle decisioni operative senza fare grosse strutture complesse che vanno oltre il paradigma, e quindi punta capo, ci costa troppo, neanche abbiamo voglia di farlo e non possiamo standardizzarlo. Usiamo OpenStack, benissimo, però abbiamo solo l'infrastruttura, tutto il resto è delegato alle VM, allora usiamo OpenStack insieme alle VM, però a quel punto ci dedichiamo ad OpenStack, dobbiamo fare una serie di giri, dobbiamo avere delle robe per i privilegi di OpenStack, una VM può accedere alla sua stessa infrastruttura, forse non è una grande idea. Non è fatto per questo OpenStack, è fatto per tutt'altro. Però Kubernetes, guarda caso, ci dà accesso a tutto. E questa cosa è molto interessante, perché noi possiamo distribuire dei servizi, l'abbiamo appena visto, complessi a piacere, perché da un tot di tempo possiamo fare applicazioni stateful come dei database, per esempio, con tutti i crismi del caso per fare auto recovery del cluster o similari. Ci dà l'infrastruttura, perché chiaramente noi non vediamo più una virtual machine, vediamo una superficie distribuita dove possiamo mettere dentro dei container. E Kubernetes ci dà anche le API internamente al sistema, che poi si integrano con cloud provider di riferimento, per alzare e abbassare il modulo. Quindi addirittura possiamo controllare quanto è grossa l'infrastruttura per metal sotto, e poi gestire un cloud provider. Manca solo questo, perché chiaramente l'abbiamo visto con RabbitMQ. Io non posso pretendere che se il mio servizio è abbastanza complesso e il mio cluster Kubernetes sia abbastanza intelligente da poter fare il recovery dell'applicativo, è impensabile. Più un applicativo è complesso, più è complessa la logica di recovery, più è complessa la logica di gestione, quindi non mi basta la garanzia che un servizio torni su in un certo modo. Devo fare delle verifiche, devo fare delle operazioni, devo mettere delle intelligenze. Questa intelligenza si chiama preso. Ed è per questo che quel post è stato abbastanza un terremoto. Perché improvvisamente, se prendiamo la slide dei managed service, possiamo dire che l'infrastruttura è un managed Kubernetes. E quindi il mio Kubernetes è il mio servizio che viene erogato dal cloud. Il mio service è la mia applicazione, questa è la parte facile. E la mia operational intelligence è l'operatore Kubernetes. Uff. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che io e altri pensiamo che stia cambiando qualcosa di fondamentale in quello che è oggi l'idea di cloud. In cui se prima gli sviluppatori erano legati al cloud provider, ed erano legati a quello che il cloud provider faceva, ora è il contrario. Cioè il potere torna in mano allo sviluppatore. Improvvisamente io posso distribuire un servizio e fornire le stesse garanzie che forniscono gli altri. Qualcuno se n'è accorto, mentre gli altri lo dicevano. Perché in tutto questo è successo quello che secondo me è un primo storico. Ovvero, a parte Google, che chiaramente sta ridendo contro i miei soldi come sempre, Microsoft, Azure, IBM Watson, AWS, hanno preso i loro container service proprietari, li hanno buttati in eccesso, e hanno detto bene, EKS al posto di ECS, AKS al posto di ACS, IBM era talmente indietro che non c'era niente, mi pare. Quindi, però tutti i container service di oggi sono Kubernetes as a service. Quello che avete visto era su un altro cloud provider, ne ha una istanza identica su Azure, ne ha un'istanza identica su Google, ma ho la stessa piattaforma, la stessa API. Cioè, improvvisamente questi signori ci stanno rendendo acquistabile un servizio managed che è identico per tutti. Questa cosa è una cosa incredibile, se ci pensate. Cioè, improvvisamente questi signori qua stanno dicendo, ok, ci siamo normalizzati. Quindi per me gli operatori rappresentano sicuramente una grossa cosa interessante dal punto di vista tecnologico, ma sono qualcosa di più. Abilitano gli sviluppatori a fornire quello che oggi era fornibile soltanto da un cloud provider, ovvero un servizio gestito. Perché? Perché ci dà tutto lo strumento per poter creare qualcosa che dia una garanzia analoga a quello che dà un servizio distribuito da Amazon. Perché abbiamo tutti gli strumenti, abbiamo un'infrastruttura gestita, abbiamo il nostro servizio chiaramente, e abbiamo l'intelligenza per fare le cose. Anche Amazon, se qualcosa si rompe di brutto, chiama una persona. Ma tutto il tier 1 di supporto è gestito da delle parti automatiche, se no non sarebbero gestibili in nessun modo. Ora possiamo farlo anche noi. Kubernetes ci porta una cosa che non c'era prima. Le VM non sono un base layer sufficiente per poterci dire che Amazon, Azure, IBM, Google, Oracle, chi volete, siano tutti uguali. Perché non ve lo devo neanche spiegare. Ma avere una infrastruttura come Kubernetes sotto, che sia equivalente dappertutto con le stesse API e gli stessi concetti, è una rivoluzione colossale. Perché a questo punto noi possiamo dire, ok, improvvisamente io posso interagire con tutta la mia parte di infrastruttura, posso interagire con tutto quello che voglio, con un'unica API, che mi viene astratta e gestisce tutti quanti i cloud provider ed è dentro la mia infrastruttura applicativa.
Kubernetes non è un orchestratore, è un application platform. Perché un orchestratore si limita a orchestrare. Qua c'è qualcosa di più. Qua abbiamo improvvisamente un'infrastruttura per fare qualcosa di in cui i container sono un dettaglio implementativo. Perché il paradigma è totalmente differente. Qua stiamo creando un servizio. Non stiamo più creando un qualcosa che ci tiene in piedi dei container. Solitamente chiudo qua, però siccome mi danno del pazzo, ho avuto, diciamo, l'accortezza di mettere alcune notizie recenti di qualche giorno fa. Forse alcuni di voi sanno che Red Hat ha acquisito gennaio CoreOS, che per chi non la conoscesse è non soltanto un'azienda che ha fondamentalmente fatto di tutte quante le infrastrutture cloud native il suo core business, ma soprattutto è quella che ha fatto questo blog post. Questo. L'ha fatto nel 3 novembre 2016, la prima cosa che ha fatto è un operator TCD. Qualche mese dopo, il 30 gennaio 2018, Red Hat l'ha acquisita per la modicissima cifra di 250 milioni. Alcuni dicevano che fosse soltanto per una questione di competenze, un acquihire. A me la cifra sembrava un po' altina. Io ero abbastanza convinto che fosse per la parte degli operator. Oggi, anzi, c'è il Red Hat Summit, adesso non ricordo dove. Ieri è uscito questo simpatico comunicato stampa, che è un po' una rottura di balle da leggere, ma potete cercarvelo voi, ma fondamentalmente Red Hat ha annunciato due cose. Anzitutto una cosa chiamata Operator Framework Open Source Project, quindi stanno creando un SDK dedicato agli operator, una cosa che prima non esisteva, quindi stanno dicendo attenzione, noi vi mettiamo degli strumenti per fare questa cosa con delle API ancora più di alto livello, per evitare che voi dobbiate gestirvi tutti gli endpoint di Kubernetes da soli e potete avere una base comune da cui iniziare per fare scaffolding e tutto quanto. Ma soprattutto ha fatto una cosa un po' più interessante, ha dichiarato che OpenShift, che per chi non lo sapesse è la loro offerta Kubernetes Managed con qualche cosa in più, utilizzerà questa cosa per il sistema di partnership di vendor software di Red Hat. Loro ci stanno dicendo, ok, fantastico, sei un ISV di Red Hat, vuoi erogare un cloud service, tipo questi, tipo applicazioni complesse stateful? Bene, fai un operator, faccio di mano, deploy su larga scala, perché io erogo questo operator n volte, l'operator ha la logica per fare deploy, per prendere in piedi, tu, ISV, quindi software vendor, sei abilitato dalla mia piattaforma hardware e software ad erogare un servizio. E comparate questo a quello che offre Amazon con le AMI, è abbastanza ridicolo, tipo installati questa VM e poi insomma buona fortuna. Questa è una roba totalmente differente. Qua si abilita qualcuno che fa software a erogare un servizio con garanzia su un'infrastruttura che non sia la propria. E chiaramente è uno step importantissimo da un vendor, diciamo, di un certo tipo che spinge ulteriormente in questo approccio. Ma per quanto riguarda la conclusione finale è che la Kubernetes sicuramente è un qualcosa con cui tutti dovranno fare i conti nei prossimi anni. Potrebbe essere che Kubernetes non sarà il vincitore, magari verrà fuori qualcos'altro, qualche altra architettura server nei prossimi 5 anni, arriverà qualcosa di diverso che cambierà tutto. Questo mondo è, diciamo, mobile fin troppo, si è vecchi in qualche mese. Però secondo me il primo segnale che a tutti interessa è il fatto che nel prossimo cloud il re è lo sviluppatore, non è più il provider. La potenza e la capacità di erogare servizi, di fare cose, sta tornando in mano a chi sviluppa. Perché in uno scenario in cui Kubernetes sta aprendo, chiaramente, le porte agli sviluppatori per dire erogate servizi, non passate più dagli infrastructure provider, dai cloud provider, in questo scenario è iniziata una sorta di percorso che porterà molti. Couchbase ha fatto da poco un operator Kubernetes con un posto in cui ne decanta le qualità, o come sospetto che arriverà su OpenShift molto presto. E tanti altri database vendor stanno facendo la stessa cosa. Vedetela in quest'ottica. A nessun database vendor piace dare una di più. E appena c'è l'opportunità di fare uno sgambetto, il calcio all'altra gamba è molto semplice. Quindi secondo me la conclusione è questa. Kubernetes ha abilitato un paradigma nuovo che per me deve essere considerato, che non può essere ignorato. Forse fra 5 anni non parliamo più di Kubernetes, ma parleremo di paradigmi simili. Di questo ne sono abbastanza convinto. Nel frattempo, perché no? Se voi volete vedere un po' più di quello che avete visto, a Start Platform su GitHub è il progetto che stiamo sviluppando e su cui trovate molti dei concetti che avete visto oggi, ma soprattutto visto che stiamo costruendo da diverso tempo un operator Kubernetes anche noi, perché nel nostro piccolo stiamo facendo il percorso di Red Hat con un vendor di cloud italiano e saremo fra i primi ad erogare un servizio IaaS su Kubernetes tra un mese e mezzo, quindi diciamo noi
abbiamo già lavorato in questa direzione. Se conoscete Kubernetes e Go e vi è piaciuto quello che avete sentito, vi interessa o vi interessava, quella è la mia mail e il vostro CV è molto benvenuto, siccome stiamo studiando. E chiaramente la nostra idea è questa, la nostra visione è questa, in azienda stiamo provando a spingere questi concetti e a instradarci in questo concetto di operators e di operational intelligence, e quindi stiamo costruendo molta parte della nostra offerta commerciale esattamente su questo, per provare nel nostro piccolo a fare qualcosa nel cloud domani. Io spero che vi siate divertiti e spero di non aver detto cose che già sapevate, anche se sono convinto che almeno metà le sapevate già. Mi scuso anticipatamente per non poter stare qua, perché purtroppo Mica è stato molto gentile a invitarmi, ma ho un impegno non derogabile subito dopo, quindi dovrò scappare. Però se volete fare qualche chiacchiera o domanda è un buon momento adesso, in quanto vi ho tenuto mezz'ora, fa 35. Vi ringrazio per l'attenzione e se avete domande a vostra disposizione. Prego. Ci sono dei use case per cui io mi installo in locale, in casa, un cluster Kubernetes senza rivolgermi a un cloud provider? Ha senso? Sì, e in realtà ci sono diversi progetti, molti anche sponsorizzati da Google, un paio di cui ora non ricordo il nome, che mirano a fornire delle interfacce comuni per erogare i servizi critici che sono networking e storage su Kubernetes. Quindi ci sono già dei lavori in corso per fare in modo che i piccoli vendor di infrastruttura abbiano facilità a integrare Kubernetes internamente a una struttura più piccola che non sia una concorrente. AWS, cioè Azure, mi pare che i ragazzi di Microsoft siano fra i committer più attivi su Kubernetes. Il lavoro che c'è su Azure è allucinante, infatti è fatto molto bene, e se lo dico io bisogna crederci. Quindi tendenzialmente il lavoro sta venendo fatto e ha senso, e per me sono sicuro che Scaling sta lavorando su un container service, OVH pure, e DigitalOcean sta facendo in maniera open source un cloud controller per Kubernetes che implementa queste feature. Quindi ci sono degli sviluppi in atto, e diciamo il caso concreto non è mettere in casa, ma tu piccolo cloud provider erogare Kubernetes col minor sforzo possibile di oggi. Quindi conviene sempre rivolgersi al cloud provider? Io penso di sì, cioè specie se vai in produzione, comunque la parte di managed infrastructure c'è anche. Prego. Ti chiedi così tanto di Kubernetes da mettere su un server MySQL che è praticamente la base del tuo software, che è la cosa che ti fa portare i soldi a casa alla fine? Sì, abbiamo un cluster Cassandra sopra quella roba lì, che è molto peggio. E ti dico anche di più, i soldi li porta a casa esattamente perché c'è lì sopra. Nel senso che noi lavoriamo non abbiamo il nostro cloud, vendiamo e lo provate. Come ti dicevo, vendiamo i grossi clienti che si fanno le loro installazioni. Ora, saremmo insostenibili da tutti i punti di vista, come risorse, come proprio economia di scala noi, se dovessimo andare a mantenere dei cluster isolati, con Ansible, con Chef o con altro, perché dovremmo diventare dei database administrator. Allora, è chiaro che tutto con un pizzico di sale, nel senso, non è che tu prendi Kubernetes e tutto funziona. Il punto è che Kubernetes dà gli strumenti per fare tutto questo. Poi il lavoro l'ho fatto. Se andate sul plugin di RabbitMQ trovate una lista di utenti che bestemmiano perché non funziona niente, ho preso dati, cioè serve competenza. Il punto è, io mi fido perché la piattaforma la domino e perché so che certe cose funzionano in un certo modo. Non è gratis, ma come tutto. Ok. Forse avevamo già avuto questa discussione, te l'avevo già chiesto. Tu cosa ne pensi tipo di Mesosphere, che è una delle varie alternative, eccetera? Secondo te è pro o contro? Allora, Mesosphere è... noi l'abbiamo presentato insieme. Infatti, adesso poi non mi ricordo più alla fine... Mesosphere è fondamentalmente il container engine di Mesosphere è Amazon. Mm-hmm. La cosa figa, e di cui io mi ero abbastanza innamorato, era di COS. Mm-hmm. Cioè tutta la parte di data center virtualizzato. Cioè fondamentalmente l'idea di DCOS era di unire OpenStack con una service platform che poteva erogare un container engine. Cioè, allora, io penso che come al solito il problema fosse più commerciale che tecnico, nel senso che per un cloud provider che di business fa infrastruttura, se io metto solo la parte di container orchestrator, ottimo. Se tu mi stai legando a usare quel container orchestrator in un ambiente che è virtualizzato da te, quindi usare il tuo, cioè per me, diciamo, la non popolarità di Marathon, che non era un altro prodotto, deriva soprattutto dal fatto che la catena di dipendenze per arrivare a Marathon era veramente allucinante.
cioè io non ho opinioni forti, cioè da quel punto di vista Marathon aveva una bella base, poteva funzionare, ma secondo me in un'ottica in cui poi questa cosa doveva essere usata da particolari soggetti, i cicli di dipendenza non troppo male. E quindi per me quello che bene o male non ha dato a Marathon il successo che forse meritava, ma non mi esprimo perché non sono abbastanza competente, è quello che... Non ci sono altre domande, ne faccio un'altra. C'è modo di dire a Kubernetes di replicarmi anche i volumi? No, questo è un problema applicativo. È un problema applicativo, lo demando tipo a Cassandra. O meglio, è un problema applicativo e di infrastruttura. Allora, prendi Azure. Quando tu alzi un volume Azure, tu gli puoi dire alzi un volume standard o un volume privato. Quindi tu puoi dire a Kubernetes, usa una storage class A o B e sulla base di quello mi erogo un volume. Questa cosa in realtà ha perfettamente senso, nel senso che se tu dici il mio persistent volume è uno storage virtuale, io mi aspetto che nel caso di SQL, per esempio, ci eroga la roba sulla Sun, ti eroga un volume che è già replicato a lui. Cioè io mi aspetto che quella roba lì sia fornita, quindi fornisce il volume stesso. Sul cluster qua, quello demo, non è una funzione, se dobbiamo dire più, sotto c'è cluster FS. Okay. Fa schifo, ma c'è una replicazione sotto comunque. Giustamente Kubernetes non si preoccupa di questo, perché preoccuparsi di questo vorrebbe dire preoccuparsi di ferro. Molto semplice. Poi chiaramente se tu usi Cassandra, replication 3, ma è una replica a livello applicativo. Sotto ci si aspetta che il volume erogato abbia le garanzie che tu hai chiesto. Quindi in generale non è proprio obiettivo di Kubernetes occuparsi quella roba, perché o la fai hardware o la fai sotto. O la fai sotto, esatto. E secondo me questo è l'approccio anche più corretto, perché ti porti dentro una complessità che non so neanche se ha senso gestire a quel livello. Cioè stai dando a uno sviluppatore degli strumenti che non sono uno sviluppatore. Cioè lo sviluppatore vuole un disco, che vuole che quel disco si consiste lì. Sì. Okay. E invece volevo chiederti, per quanto riguarda l'ambiente di sviluppo locale che tutti insomma, i programmatori poi hanno, Kubernetes quali strumenti ti dà per provare prima, diciamo, per sviluppare il tuo cluster? Allora, la cosa più comoda che puoi fare, che fanno quasi tutti, è usare Minikube. Minikube? Sì, che è l'equivalente in salsa Kubernetes delle vecchie di Docker, ti ricordi, quelle che giravi su Windows SX. Stessa roba, Minikube ti alza un cluster Kubernetes locale da un nodo solo che ti viene esposto come in realtà il tuo PC, viene erogato tramite il tuo Docker locale, è molto semplicistico, però hai un cluster al 100% funzionante. Okay. Solitamente quella è la superficie di test che usi più comunemente. Poi ovvio che sei i test su Kubernetes sono un pochino... dipende sempre da dove devi testare, devi fare un test limitato, ok, ma se devi testare un ambiente distribuito, devi andare su un ambiente distribuito, ti piace o meno. Quindi, e tra l'altro per me questo è il mercato grosso che si prenderanno scale gli altri, perché se posso alzare un cluster Kubernetes a bassa affidabilità con 30 euro al mese, bingo. Quindi, cioè perché alla fine se tu vuoi testare una roba in uno scenario replicato, devi avere uno scenario replicato. Se devi fare sviluppo locale, come dici tu, Minikube è perfetto. Ok. Senti, invece un'ultima cosa che in realtà non riguarda proprio Kubernetes, ma diciamo il suo posizionamento come tecnologia rispetto al serverless, che offre apparentemente una situazione molto superiore. Diciamo, secondo te, quali sono i suoi lati positivi? Allora, per me, quella che identifica la tua è la grande battaglia di paradigmi. O da una parte o dall'altra. Io penso che alla fine sopravviveranno entrambi. Perché per me, allora, se guardo l'evoluzione di Kubernetes, mi rendo conto che sempre più si parla di stateful, e per un motivo. È quello che dici tu. Però questa è la mia opinione che puoi prendere come ti pare. Nel senso che io penso che i paradigmi serverless siano terribilmente utili per qualunque cosa che sia realmente stateless, quindi per pipe, per processo, che altro. Però io se devo immaginarmi di girare un DBMS su un'infrastruttura serverless non penso che sia fattibile. Se devo immaginare di girare un broker, devo girare un sistema grosso. Poi ti potrei dire che secondo me i soldi stanno lì. Nel senso che, se vuoi, anche qua io sto dicendo di cose molto opinionate, questa è puramente la mia speculazione. Io ti dico che secondo me i soldi stanno lì. Cioè, il motivo per cui Kubernetes sta ricevendo più hype dell'infrastruttura serverless è perché serverless è figo, dà un margine imbarazzante al cloud provider, gli fa utilizzare l'infrastruttura in maniera vergognosa, ma gli applicativi con cui fai i soldi girano su Kubernetes. Perché se io inizio a dire a DataStax, che non mette più l'AMI su Amazon, ma mi ero un operator, me lo fa pagare 50 euro al mese, il mercato cambia radicalmente. Quindi secondo me, quello che vedo io è due ambiti applicativi diversissimi. Nulla è la panacea. Kubernetes non è la panacea di nulla. Nulla è la panacea di nulla. Io mi vedo un futuro ragionevole in cui gli applicativi serverless utilizzano servizi erogati da Kubernetes. Perché no? Cioè,
password, function as a service. Cioè, tipo questa lambda. Amazon, per rispondere a questo tsunami che sta arrivando, ha lanciato di recente un servizio che non ha ancora guardato bene, che è un orchestrator di container service. Stanno astraendo l'astrazione, cioè stanno erogando i container, facendo pagare il container. How many layers of abstraction are you on? Nel senso, questa roba qua è per me il loro tentativo disperato di entrare a gamba tesa nel mercato della container orchestration, perché loro dicono, ok, guarda, Kubernetes è bellissimo, ma hai compute to spare, non stai facendo veramente consumption. Per me questa è una cosa positiva, penso per tutti in realtà. Però, ovviamente Amazon fa il suo gioco. Se tu dici invece, paghi quello che orchestri, è un altro paradigma. Ci stanno provando, per me, non lo so, non mi convince. Non mi convince perché ancora una volta, se penso delle applicazioni stateful, col cazzo voglio pagare consumo. Cioè, voglio pagare compute to spare, voglio pagare i picchi, voglio pagare per i miei picchi, non voglio pagare se faccio picco. Voglio che il mio business sia legato al tuo. Quindi, e soprattutto non voglio neanche non sapere cosa c'è sotto, perché voglio delle garanzie. Cioè, voglio dimensionare l'infrastruttura. Io, con un'infrastruttura serverless, non ce l'ho questa capacità. Quindi, secondo me, sono tre cose che potrebbero evolversi in tre direzioni differenti e che hanno tutto il loro spazio. Il mondo del software è un casino. Perché no? Più che altro magari una curiosità forse un po' ingenua. Suponiamo di avere N nodi su cui tu, su uno dei quali tu installi il Kubernetes. Lui ovviamente orchestra gli altri, quindi vede come pod, ma se dovesse cadere quel nodo cosa succede? Allora, attento, qua stiamo facendo un po' di confusione. Non ho parlato di come funziona Kubernetes come infrastruttura. Kubernetes è un'infrastruttura master slave, in cui i slave sono di nodi. Okay. Quindi Kubernetes lo puoi distribuire poco con un singolo master, e in realtà se casca il master tu perdi la parte di... cioè hai tre cose, master, nodo e storage di stato che ti si dica. In un'infrastruttura fatta bene tu devi assicurarti che questi tre componenti, cioè se tu perdi ti si dica, sei un uomo. Se vuoi un'infrastruttura sana devi dedicare a questo. Kubernetes sotto la cintura fa dei CI per se stesso, se lo imposti per farlo, ma quello sta al tuo sistema administrator o a quanto pari Amazon. Ok, se non ci sono più domande, grazie Dario. Grazie a voi.